nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, podisti, non podisti, futuri podisti. Questa sera purtroppo sono da solo al cospetto di veramente tanti graditi e importanti ospiti. Roberto Paoletti ci ha lasciato, ma attenzione, solo per una settimana. Partiamo subito con il nostro primo ospite, un viso diciamo nuovo, ma così non è perché è un podista come noi, anche se è il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore. Buonasera Giuseppe, buonasera, grazie buonasera per essere venuto alla nostra trasmissione. Ci presenterai la quarta edizione della Stravilla a Villa Santa Maria il 9 agosto, mercoledì. Benissimo, conosciamo te, conosciamo la tua signora che ogni tanto ti accompagna nelle nostre passeggiate, così come accade per il Viraxete che spesso accompagna Pietro Nardone, per la Runners Pescara che insieme a Domenico D'Onofrio, il presidentissimo, questa sera ci presentano l'americana a Pescara. Ma questa americana è già arrivata o è ancora in viaggio, Presidente? È arrivata, già è tutto pronto. A fianco a Domenico, Annalisa Del Bianco, il consigliere della Tribù Frentana. La Tribù Frentana immagino sia a pieni giri per organizzare il trofeo di Piane d'Archi. L'appuntamento? Sì. L'appuntamento è per domenica prossima a Piane d'Archi, siamo ormai alla quarta edizione e quindi ci saranno poi tutte le varie competizioni, dalle giovanili fino alla gara principale, e saremo tutti lì. Domenica. Perfetto, a fianco a te, subito dopo domenica ci troveremo a Notaresco per omaggiare Gabriele Di Giuseppe, che possiamo dire organizzatore della notturna di Notaresco, ma credo sia riduttivo, Gabriele, perché tante sono le tue cariche, i tuoi impegni. Sì, sì, grazie, adesso siamo in veste di organizzatori. Ci siamo trasformati. Sì, ecco, martedì 8 ci sarà la quinta edizione della notturna di Notaresco, a partire dalle ore 20 la gara di 9 km, poi ci sono le varie categorie giovanili e poi ci sarà anche una non competitiva, una stracittadina riservata ai cittadini di Notaresco, e la classica camminata aperta. Proporrei di rompere un po' la scaletta solida che il capitano Paoletti ci fa fare, ma anziché andare in ordine diciamo crescente, andiamo in ordine di data, proprio perché per dare proprio l'idea di quelle che saranno gli appuntamenti che andiamo a presentare. Partiamo, lo dicevamo prima, da Piane d'Archi. Domenica pomeriggio ci troviamo a Piane d'Archi, il ritrovo partiamo già dalle 15.30, chiaramente le gare inizieranno alle 17.15 per quanto riguarda le giovanili, saremo molto puntuali perché si vorrà procedere alle premiazioni immediatamente, quindi prima di dare il via poi alla gara principale, e che invece si avvierà alle 18.45. Sarà molto contento il nostro speaker Paoletti, che lo chiede sempre di fare questa operazione. Gara, premiazione e poi spazio a tutte le varie gare. Vediamo qui le foto dell'anno scorso. Devo dire che l'anno scorso avete dato molta importanza ed è stata veramente molto apprezzata la scenografia che avete creato a Piane d'Archi. Io che ci passo spesso in macchina quel giorno non l'ho riconosciuta quasi per come era addobbata. Farete lo stesso anche quest'anno? Senz'altro, l'idea è sempre quella di valorizzare il territorio insieme poi chiaramente alla trasmissione dei valori sportivi dai più piccoli ai più grandi a tutte le età, per cui ci saranno tante sorprese, non riveliamo tanti aspetti scenografici, ma occorrerà venire a Piane d'Archi per poterli vivere.
Il presidente Massimo Nasuti oggi non è potuto venire per impegni organizzativi, immagino. Assolutamente, lui è a pieno regime, perché poi insomma chi lavora e si diverte in questo settore sa che i giorni antecedenti sono importanti, preparazione dei pacchi gara sempre apprezzati, l'organizzazione e i tempi assolutamente rispettati. Però quello che volevo dire, ha comunque pensato a tutti i suoi colleghi presidenti, caro Domenico Donofrio, perché c'è, penso sia confermato, sì, il trofeo dei presidenti. Ci sarà appunto questo trofeo dei presidenti e delle presidentesse, distinguendo quindi anche una classifica. Ah, quindi ci sono due classifiche. Sì, esatto, per cui aspettiamo tutti i presidenti delle varie società finché possono competere e prendere questo trofeo, e chiaramente poi ci saranno tutti gli altri premi previsti dalle categorie. Domenico, sarai della partita per vincere questo ulteriore trofeo? Sei pronto? Assolutamente. Avrai recuperato la gara del Gran Sasso? Sono il favorito per la gara di Benedacchi. Lo dirò a Massimo, al nostro presidente. Manca il favorito. 50 km di Gran Sasso, bellissima, una gara molto bella. L'hai recuperata, come stai? Veramente ti butterai nella mischia già domenica a Benedacchi? Sì. Ma anche sabato. Ah, sabato quindi proprio... Sabato stiamo là, poi domenica andiamo per le Darche. Perché sabato, lo dicevamo prima, c'è Cerne di Pineto. Sì, Cerne anche, noi andiamo pure su a Tagliacozzi, c'è un po' di gare sparse, ci siamo divisi un po' gli atleti. Parliamo però dell'Americana di Pescara a questo punto, andando avanti cronologicamente, è prevista per lunedì. Lunedì sera, perché giustamente lo stadio Adriatico è libero solo lunedì, perché domenica c'è la partita del Pescara. Quindi da lunedì sera dalle 6:30 in poi cominceranno i ragazzi intorno alle 19 e poi intorno alle 20:30 cominceranno le batterie classiche dell'Americana. Ti giro le domande che mi arrivano dai nostri telespettatori riguardo appunto le gare bambini. Le gare bambini si fanno nella forma classica, non è fatta con l'Americana. No, no, no. Le vogliamo, se ti ricordi, definire i percorsi che fanno e gli orari? Magari. Loro, i ragazzi cominciano alle 19, saranno gestite come al solito da 0 a 5 anni, percorreranno 100 metri in cui potranno essere accompagnati anche dai genitori, dal papà, dalla mamma, per quei 100 metri da 100 fino all'arrivo dell'Americana, diciamo. Poi da 6 a 9 anni percorreranno 200 metri, da 10 a 11 anni faranno 400 metri, quindi un giro completo di pista. Perfetto. E poi le categorie più grandi, 12-13 anni, 14-15 anni, faranno i 1000 metri. Tutto classico, rigorosamente all'interno dello stadio Adriatico della pista di Pescara. E quindi sarà anche un modo per vedere anche poi tecnicamente come, soprattutto i ragazzi questi qua di 14-15 anni, si giocheranno proprio i tempi, verranno a valutare il loro tempo sui 1000 metri, è molto particolare. Sicuramente Elvira darà una mano a tutta l'organizzazione insieme a Pietro Nardone, o addirittura ti vedremo correre con i runners? No, a correre quest'anno no, a dare una mano sicuramente, perché ormai è d'obbligo, ormai abbiamo una squadra solidificata per questi preparativi. Speriamo di accontentare tutte le esigenze, sia per gli atleti che per gli accompagnatori. Tra l'altro, Elvira, siete sempre presenti e particolarmente attivi nella nostra regione, ma vi vedo sempre in giro anche per le gare a portare il nome della Runners Pescara, ma ovviamente anche dell'Abruzzo e della WISP. Esatto, noi ci impegniamo per amore dello sport a divulgare il podismo, che è il nostro principale divertimento. E poi andiamo anche fuori perché ci piace portare in giro l'Abruzzo e la gente, vediamo che ormai ci riconosce. È vero, è vero. Dalle manifestazioni importanti, da una all'altra, siete di nuovo voi, mi ricordo, vi abbiamo visto qua, vi abbiamo visto là, e cerchiamo di pubblicizzare la nostra regione anche attraverso lo sport, e in effetti vengono molti da fuori, dalle altre regioni, anche lontani. Ho visto questa maglia che non può non vedersi, mi sembra di leggere Settima Americana, quindi immagino che sia la maglia che domenica sarà il gadget e lunedì sarà di gadget nel pacco gara. Sì, questo sarà il pacco gara per tutti i partecipanti. Perfetto, ne parleremo dopo, perché voglio fare un salto alla notturna di Notaresco che seguirà appunto martedì, se non mi sbaglio. Gabriele, oramai i preparativi ci sono tutti,
Io penso che avete un doppio beneficio, perché siete iscritti al circuito Corri l'Abruzzo, che è molto costiero, però avete una posizione che sicuramente recepisce non solo il Teramano ma anche le Marche, quindi credo che una manifestazione che tenderà ancora a crescere rispetto agli altri anni. Sì, l'auspicio è quello. Sì, noi abbiamo aderito anche al circuito Pretuzzi e Picena, dopo altre ai vari circuiti del Corri l'Abruzzo, ma mi preme anche ricordare il Corrimaster della Federazione di Atletica. Certo. Sarà valevole anche come campionato regionale, di conseguenza abbiamo, ecco, già anche la Presidente Balsorgio mi ha detto che sarà della corsa. Immagino che ci sarà anche il responsabile Master, sì, Francesco Di Blasio, che però sarà nella doppia veste anche di podista, perché lo vediamo sempre sulle nostre strade. Sicuramente sì, lui Francesco, ecco, si dà molto da fare, sta lavorando affinché anche la FIDAL possa ritornare a gestire qualche manifestazione su strada, perché come sappiamo la FIDAL si occupa in modo particolare della pista. Sì. Però ecco, c'è anche questo bellissimo circuito del Corrimaster, dove noi abbiamo aderito con grande entusiasmo, come del resto abbiamo fatto per gli altri circuiti, come stavo dicendo prima, e sicuramente spero che ci siano, ecco, i partecipanti. Vogliamo dare, come abbiamo fatto per le altre gare, l'appuntamento, quindi sì, gli riferimenti orari, perché no, anche quella sarà una notturna, come dice il nome, a che ora bisogna trovarsi? Sì, allora, il ritrovo è alle ore 18, in Piazza del Mercato a Notaresco. Poi inizieranno le categorie giovanili, dove ci sono le varie categorie da 0 a 5 anni, da 6 a 9 anni, poi da 10 a 11 anni e 12 a 13 anni e 14 a 15. E poi alle ore 20 daremo il via alla gara dei chilometri 9, dove ci saranno gli agonisti, ma ci saranno anche, come dicevo prima, la stracittadina di 4 chilometri, una manifestazione di 4 chilometri, e ci saranno anche i camminatori, perché dalle parti del Teramano si sta andando avanti, sì, un po' con dei gruppi di camminatori. Anche qui sono state ospiti delle società che fanno quasi esclusivamente camminata, e tra l'altro c'è una partecipazione proprio in quell'ambito territoriale molto molto importante. Sì, perché come si diceva prima, anche come diceva il sindaco, noi facciamo anche del marketing territoriale attraverso lo sport, sì, in questo caso il podismo, perché ci saranno sicuramente molti turisti, perché in questo periodo, ecco, noi stando sulla costa, sicuramente ci saranno tanti turisti che verranno, perché l'anno scorso erano almeno il 30%, erano tutti di fuori. L'abbiamo di fuori visto alla notturna di Roseto, sì, ha fatto dei numeri strepitosi, poi scartabellando le classifiche ho visto tanti nomi nuovi, ma soprattutto tante persone alla non competitiva, che sono ovviamente turisti che si trovano lì a godersi il territorio e poi a godersi la serata di corsa. Sì, sicuramente, poi siamo anche aiutati un attimino da, ecco, a livello mediatico ci stiamo dando anche da fare, perché adesso con i social riusciamo anche, certo, ad arrivare molto molto lontano. E poi per quanto riguarda la gara, io do il mio contributo tecnico, ma la gara è organizzata dalla Prologo di Notaresco, ci tengo a precisare che si stanno dando veramente da fare, hanno organizzato un ricco pacco gara, un'ottima premiazione, e poi ci sarà un ristoro come del resto su tutte le gare podistiche. Lavorate proprio sui punti forti delle manifestazioni, sì, sportive. Sì, per forza. Passo a mercoledì 9 agosto, caro Giuseppe Finamore, ma non posso non chiamarti Pino. Come tutti, secondo me anche per quanto riguarda Villa Santa Maria il beneficio del periodo turistico potrebbe riflettersi poi sui numeri della manifestazione, come tra l'altro è successo lo scorso anno. È tanto vero quello che dici, che lo scorso anno, anche perché noi, come dire, da 4 anni cerchiamo di promuovere questa manifestazione anche il territorio. L'anno scorso ci siamo trovati nella condizione di avere molti più ragazzi, perché iniziamo con i ragazzi nelle gare podistiche, molti più ragazzi di quelli che noi pensavamo si iscrivessero, tanto è vero, insomma, che abbiamo avuto problemi con medaglie e tanto altro, quindi quest'anno faremo più attenzione, contiamo di avere un numero superiore all'anno scorso. La manifestazione si svolge da 4 anni, il ritrovo è al centro di Villa Santa Maria, e la gara podistica praticamente scorre lungo la vallata e a fianco del fiume Sangro, quindi un bel panorama anche naturalistico. Io ricordo bene le foto che
A proposito di social, l'anno scorso hanno girato dopo la gara bellissime con lo sfondo appunto della montagna che sembra sovrastare il paese, ma ricordo anche molto bene le foto del pastaparty, che in un luogo dove come Villa Santa Maria non può mancare. È chiaro che nella manifestazione stessa noi cerchiamo di dare quello che più sappiamo fare, essendo il paese dei cuochi cerchiamo poi alla fine della manifestazione di elaborare un pastaparty a favore di tutti i concorrenti che poi rimarranno con noi per far, come dire, degustare insomma i piatti che i nostri cuochi faranno. Ma tornando alla gara, siamo al quarto anno all'interno della manifestazione che diciamo è organizzata dal comune ma con la direzione tecnica della Vini Fantini. Abbiamo anche il secondo, purtroppo il secondo memorial Sabatini, che è un ragazzo che purtroppo ci ha lasciato un paio di anni fa per un tragico incidente, e quindi quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi diciamo che è una cosa che cerchiamo di abbinare alla nostra gara, perché lui era non solo uno sportivo, faceva delle gare di triathlon, quindi diciamo un po' a tutto tondo, quindi ci teniamo a ricordare. È stato anche recepito molto bene questo memorial, infatti tante persone lo dicevano l'anno scorso e me lo chiedevano anche quest'anno, ci verranno proprio in memoria, in onore di Sabatini. Beh, soprattutto anche perché oltre alla competitiva abbiamo anche una non competitiva dove partecipano insomma diciamo gran parte non solo dei villesi ma anche di quei diciamo turisti di ritorno che tornano da Roma e quindi vengono volentieri. La nostra indicazione diciamo, come amministratore è quella di cercare di promuovere lo sport, l'educazione allo sport, che è una cosa importantissima, e poi anche il territorio di conseguenza. E quindi questo è quello che cerchiamo di fare. Promozione è la parola giusta, anche perché ho visto riuscite a mantenere la quota forse più economica di 5 euro per quanto riguarda gli adulti, soprattutto con un bel pacco gara, e 3 euro per quanto riguarda i bambini con premiazione, pacco gara, medaglia per tutti. Assolutamente. Insomma, chi più ne ha più ne mette. Diciamo che l'amministrazione ci impegna molto, però abbiamo visto anche i risultati che sono stati ottenuti nel corso di questi anni, quindi noi proseguiamo su questa linea e pensiamo che insomma la Stravilla possa andare avanti ancora per molti anni e anche essere migliorata nella Abbiamo parlato di Pino Finamore come podista, quali sono i tuoi prossimi impegni? No. Ecco, podista si scherza quando si dice podista, io sono uno che partecipa alle gare e si iscrive soprattutto, però con gran piacere, perché io siccome non sono molto veloce come te, vado piano, ho anche la possibilità di osservare, di godere il panorama, cosa che tu non puoi fare visto insomma la tua velocità, e quindi c'è il piacere di poter visitare i luoghi, i posti e poi di poter correre cercando, come dire, di mantenere uno stile di vita corretto. Questa è la filosofia. Quello che tu stai dicendo credo che ne possa portare una memoria vera e propria, Domenico, che domenica hai vissuto letteralmente un'emozione grandissima nell'ultramaratona del Gran Sasso. Però ti ho visto arrivare un po' provato, caro Domenico. Come è andata questa gara? Sono andato troppo veloce. Ah, ecco. Devo andare più piano. Molto dura, è stato duro il caldo. La gara è bellissima. Il problema grosso era le prime quattro ore siamo stati a te dura di meno la gara, ma noi le prime quattro ore siamo stati sotto al sole, quindi è stato difficile quello. Poi quando si è coperto il sole abbiamo respirato un pochettino di più. Sei sempre più ultramaratoneta, Domenico. Io non... Sono del club. Ecco, sei del club ultramaratoneta. Io non l'avrei pensato che tu avresti fatto un passo del genere. Ma è stata per passione oppure che cosa ti ha portato a questo? È stato proprio per passione e per gioco, cominciare a correre le maratone una dopo l'altra. Alla fine con 4 anni ho fatto 54 maratone. Quindi... ultramaratone, perché anni. Spesso ti vedo nelle 6 ore, quanto sei arrivata a correre? 60 km. 60 km. Quest'anno dovrei provare a fare, non lo diciamo, vorrei provare a fare il passatore al prossimo anno. Allora abbiamo impegni importanti. Sì. Annalisa, evidentemente i presidenti sono affascinati dalle lunghe distanze, perché certo. Anche Massimo... è un altro ormai maratoneta in frequenza, ma anche ultramaratoneta. Anche lui ha fatto la sua 50esima maratona, appunto ad arrivare a 100 presto, l'ha dichiarato. Il problema del presidente è che sono loro che fanno esaurire i presidenti, gli atleti, quindi per non esaurirsi ulteriormente partiamo per 5-6 ore, almeno non segniamo nessuno, siamo tranquilli.
Volevo fare un accenno per quanto riguarda il trofeo Pianedarchi al percorso che l'anno scorso secondo me è stato molto apprezzato, tanti me lo chiedono e quindi ecco anche il sindaco di Villa lo apprezza, è confermato da quello che ho confermato il percorso, sono due giri di 4,2 km, quindi totale 8,5 km all'incirca. È un percorso pianeggiante, quindi per chi vuole tentare dei tempi importanti di fare il personale è possibilissimo, per chi vuole non fare è proprio pianeggiante tendenzialmente, dai, diciamo. Tendenzialmente, però sì, è un percorso è molto veloce, scorrevole, esatto. Per gli organizzatori è sempre pianeggiante. Quindi con dei tanti punti ristoro per l'acqua, visto il caldo è importante anche questo, e chi vuol completare la non competitiva che partirà appena partita la competitiva farà quindi un solo attenzione giro. Facciamo due partenze in coda okay. Alla competitiva visto e che qui abbiamo la signora Finamore anche mia moglie al seguito, noi ci siamo sempre a Pianedarchi, esatto, quindi tutto confermato quello che è stato poi un successo dello scorso anno e degli scorsi anni, se ci sono stati degli errori sono stati corretti proprio per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti. Annalisa, tu la maratona l'hai già provata oppure il tuo presidente ti aspetta al varco? L'ho provata e mi ha accompagnato il mio presidente in quella più bella, non nella prima, nella seconda, a Roma, ed è stata un'emozione bellissima, poi la gravidanza, adesso torneremo. Insomma, tanti piano. Traguardi sì. Fatti come si deve, tra esatto. L'altro anche la vostra è una società che va spesso all'estero, vi sì, vedo sì, spesso. Abbiamo già in programma la partecipazione alla maratona di Valencia sì. Per il prossimo autunno. E la promuoviamo come diciamo trasferta sociale, poi chiaramente tutti i podisti comunque scelgono le proprie mete in base alle proprie esigenze. Questo. E così come per quanto riguarda Gabriele, come vediamo ognuno di noi ha una specifica, però tutti hanno poi un impegno allargato. Io farei menzione dell'impegno dell'Atletica Avomano per quanto riguarda i settori giovanili, ma per quanto riguarda l'atletica di altissimo livello, perché voi siete una, penso, la perla della nostra atletica leggera. Sì, forse lo siamo stati. No, sì, atletica leggera. Quando lo si è per sempre. Sì, capisco, però ecco, adesso siamo in una fase un po' calante, anche perché adesso scendono anche le energie, no? Strada facendo, si va sempre un po' scemando. Sì, no, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, 9 anni nella massima serie. Siamo riusciti a conquistare uno scudetto. Tanti forti atleti che sono venuti in Abruzzo e anche abruzzesi che sono andati con i gruppi sportivi, e questo veramente ne siamo veramente orgogliosi. E tanti titoli italiani, ecco, però ecco, è sempre un'atletica, l'atletica più bella, io penso che sia quella del podismo. Perché sì. Io sono venuto dal podismo e sto ritornando in questo ambiente perché effettivamente vedo che c'è molta più tranquillità, armonia, no? Sì, invece nel settore agonistico, e poi non è che lo sto dicendo a uno c'è molta che non competizione. Competizione, ma poi ecco, un po' si va troppo alla stregua, ecco, perciò ecco, si va troppo nelle cose che fanno male, perché lo sport deve essere anche un momento, certo. Un momento sociale, non deve essere solo esclusivamente agonistico, no? Deve essere un momento particolare, però ecco, ma non entriamo in queste cose. Non entriamo nei particolari, però una domanda particolare te la devo fare, sì. Perché io ho la curiosità, ma anche tanti podisti me lo chiedono, Marco Macchia, è da tanto che non lo vediamo, sì. Che lidi sta varcando? Perché io penso sia... Mi sbilancio, il talento diciamo più importante che abbiamo in Abruzzo. Sì, Marco Macchia è un ragazzo interessante, ha fatto delle belle cose, però adesso ha fatto una scelta particolare di entrare nel gruppo sportivo, no, nel gruppo sportivo, chiedo scusa, è entrato nell'esercito, come, non lo so, come ausiliario. Ah, non come gruppo sportivo. No, come gruppo sportivo, e adesso ecco, sta facendo un altro tipo di percorso. Io gli ho augurato tanta fortuna perché ecco. Beh, quella è una scelta di vita. È una scelta di vita, però ecco, sempre tesserato con l'Atletica Romano, non ci sono. Ah, però ci tengo a precisare, Atletico Romano Gran Sasso adesso. Perché noi siamo, sì, anche lì avete fatto una, sì, sì, abbiamo una bella fatto una bella cosa, sì. Effettivamente. Marco bravissimo, però ecco, ha fatto questa scelta. Sicuramente spero che nei prossimi anni ritornerà a correre. Perfetto. Direi che possiamo fare un saluto, un invito per quanto riguarda Villa Santa Maria, caro Pino, perché oramai ci siamo, ripartiamo con la carrellata classica dei miei ospiti. Sì, diciamo che ci vediamo tutti mercoledì 9 a Villa Santa Maria, la gara
Il raduno è alle 16, anche se poi ci sono le gare dei piccoli, e poi la gara partirà alle 18. E dopo aver attraversato le vie del paese ci sarà questa passeggiata lungo il fiume Sangro ed altri bei posti del nostro territorio, e poi dopo la premiazione avremo un momento, come dire, di confronto, come diceva prima il presidente, che però è a tavola e quindi un po' rilassati. Ma lo preparerai tu questo pasta party, perché so che anche tu, diciamo, sei un buon cuoco almeno. Diciamo, sono un cuoco, facciamo dire agli altri se è vero, e però non è possibile che il sindaco possa fare tutto, insomma, quindi deleghiamo altri professionisti che sono altrettanto bravi e capaci a preparare. Il segno già l'anno scorso. Beh, ma questo è quello che ci interessa poi in fondo, no? Lasciare il segno, far sì che si siano trovati tutti bene, che non ci siano state grosse disfunzioni, e credo che non ce ne siano state, e che possano tornare sul nostro territorio. Insomma, questo è quello che cerchiamo di fare ogni anno, anche divertendoci, perché poi in fondo ci si diverte. Sono un po', come dire, anche un po' invidioso di tutte le cose che riescono a fare gli altri atleti, che questi fanno le mezze maratone, fanno le maratone, fanno i 50 km, cosa che io non riesco a fare. Dico magari... da anni, ne ho fatte di mezze maratone moltissime, di maratone mai, e dico sempre che ne devo fare una, ma non riesco. Quindi provo un po' di invidia ascoltandoli, insomma. Probabilmente la fai dietro la scrivania del no, vabbè, ma questa è altra cosa, è molto meglio correre, come dire, si è soli con se stessi, c'è il momento di riflessione, anzi, ti dirò, è un bel momento. Io ho cominciato a correre perché era l'unico momento con cui riuscivo a parlare con mia moglie, non c'erano altri momenti. Allora, mentre corriamo, riusciamo anche a parlare, quindi ecco perché poi sono così vicino, insomma, al podismo e a tutto quello che è un po' lo sport in generale. Elvira, abbiamo parlato di un pasta party, io invece allo stadio Adriatico di Pescara ricordo una gran bella cocomerata. Esatto, quest'anno non mancherà di nuovo, siamo già attrezzati sia per la cocomerate che per tanti dolci che le mogli dei nostri atleti procureranno e ci faranno assaggiare. Infatti devo dire, questa è un'altra bella peculiarità di una realtà così grande come Runners Pescara, ma che riesce però nel concreto a preparare i dolci, a portare varie dolcezze nei vari pasta party. Questa è una soddisfazione ulteriore, Domenico, questa partecipazione dei tuoi atleti. Lo spirito di squadra è sempre stata la nostra arma. Il Monte stiamo uniti, quindi siamo uniti esatto. In tutte le situazioni, quando si chiama poi rispondono in tanti, quindi riusciamo a organizzare tutto, anche perché questa, diciamo, che è la gara più piccolina che ci piace fare proprio per il gioco. Poi la gara più importante è quella di maggio, certo. 2300 persone là, è stata organizzata molto più, veramente quello un molto gran, più parliamo di siamo molto più rilassati, perché cominciamo a parlare di cifre un po' più piccoline, quindi sarà una bella organizzazione. Poi loro sono molto brave, perché anche i pettorali, lei curerà la parte dei pettorali, dei palco come gara, sempre, quindi, come diciamo. Sempre, quindi diciamo che speriamo che vada come l'anno scorso, è stata una bella gara, che si divertono tutti quanti. Vi aspettiamo lunedì sera dalle 7 in poi allo tutti stadio. Tutti allo stadio Adriatico. Ingresso maratona. Annalisa, il problema della coesione ce l'avete anche voi alla Tribù Frentana, diciamo la verità, una gran bella squadra. Assolutamente sì, noi continuiamo ad essere coesi così come lo siamo stati negli scorsi anni, quindi diamo appuntamento a tutti a Piane d'Acchere, 17:15 per la gara dei bimbi, 18:45 per quella dei grandi, a seguire poi premiazione dei bambini che precederà la partenza della competitiva, al termine della gara competitiva ristoro, pasta party, e chiaramente nel contemporaneo inizieremo a fare le premiazioni partendo dagli assoluti e tutte le categorie. Lasciamo al direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe l'ultimo saluto per la bella notturna di Notaresco di martedì 8 agosto. Vi aspettiamo e ti aspettiamo, adesso questo è un impegno che ho preso in trasmissione. Sì, vi aspettiamo l'8 agosto, martedì, in presettimanale, nella settimana di Ferragosto, di conseguenza, ecco, la gara già l'abbiamo spiegata, sarà una gara riservata ai più piccoli e poi sarà una gara riservata agli adulti, la competitiva e non competitiva, che partirà alle ore 20 in notturna. Non mi resta che invitare tutti i nostri telespettatori a passare dal dire al fare in strada in questo fine settimana e l'inizio della settimana prossima. Vi saluto tutti. Un ultimo dettaglio per quanto riguarda lo speciale di Penne, che andrà in onda giovedì alle ore 20, venerdì alle ore 13 e sabato alle ore 18, lo speciale di un'ora che la WISP ha dedicato a questa manifestazione di Penne, e ci vediamo dunque mercoledì prossimo. Buonasera a tutti.
Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.